Radio Radicale, siamo in collegamento con Patrizia Feletig, presidente dei Copernicani, per parlare di un appuntamento che si svolge a Roma, diciamo, e anche online, il 17 e il 18 novembre. Si tratta della seconda edizione dell'International Forum for Digital and Democracy, promosso da diversi think tank, e che è aggiunto alla sua seconda edizione. Si tratta di un appuntamento molto importante sulle tentazioni autoritarie dell'algoritmo alle politiche di vigilanza di massa, facendo una riflessione sulla rete e sui rischi per la democrazia e per rafforzare gli strumenti che riguardano la tutela di chi partecipa alla vita della rete. Allora, voi avete svolto la vostra prima edizione in condizioni particolarmente difficili nel 2020. Oggi vi ritrovate in una condizione totalmente diversa, ma con tante preoccupazioni. Allora, che tipo di diciamo, riflessioni pensate di svolgere in questa seconda edizione sul tema della democrazia digitale? Allora, innanzitutto grazie per avermi interpellato. Effettivamente è un appuntamento che si svolgerà in modo ibrido, sia online che in presenza, in parte in presenza. Una sessione, visto che abbiamo degli interventi che partono dalla California fino in Asia, abbiamo preferito fare delle sessioni pomeridiane per rispettare diciamo, le fusi orari di tutti online, mentre venerdì mattina ci sarà una sessione in presenza, ma comunque visibile in streaming, presso la Fondazione Luigi Einaudi. Rispetto alla prima edizione di 2 anni fa, diciamo che la situazione si è evoluta, ma non necessariamente in meglio, perché complessivamente, cioè l'intento di questo forum era di ragionare come le tecnologie digitali potessero aiutare la partecipazione attiva dei cittadini. Vediamola in un lato positivo, in genere la vediamo sempre come le minacce, invece questa volta la vogliamo vedere in un lato positivo. In realtà da 2 anni a questa parte vediamo che la percentuale di popolazione mondiale che vive in un regime assimilabile in quanto che misura una democrazia piena o imperfetta è sceso al 46%. Quindi diciamo non stiamo migliorando, e questo è un indice che è sviluppato dall'Economist, dalla EU. E quindi ci chiediamo come è possibile che strumenti digitali diventino delle leve e non necessariamente delle armi per questo miglioramento dei processi democratici. Quindi questa involuzione, più che evoluzione, fa anche capire che c'è una certa disaffezione, sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche. Non sono io a dirlo, ma c'è un indice sviluppato da Ipsos, che ormai dal 2018 che viene regolarmente elaborato quest'indice, che si chiama Trustworthiness Index, e cerca di cogliere il grado di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e anche dei politici e dei decision maker. Ecco, allora voi presentando questo appuntamento che si svolgerà nei prossimi giorni, avete parlato anche di, diciamo, avete ripristinato dei termini che erano, diciamo, considerati obsoleti, del tipo, avete parlato di rinascita della cortina di ferro, riferendosi a una cortina di ferro digitale.
dove sta rinascendo questa cortina di ferro e quali sono i casi di oscuramento, diciamo, della rete che vi preoccupano? Allora, giustamente questa cortina di ferro che diventa una cortina digitale, un wall, no? Beh, abbiamo il caso della Russia che sappiamo benissimo che sono tutta una serie di siti che sono, di informazione che sono stati oscurati per impedire ai cittadini russi di avere delle informazioni, diciamo, meno vincolate dal Ministero della Propaganda del Cremlino. Ma negli ultimi 9 mesi si contano quasi 200 casi di shutdown delle piattaforme quando c'è una situazione o di guerra o anche di instabilità. In genere cosa fanno i governi? Chiudono le piattaforme social, riducono la possibilità di avere dei flussi informativi indipendenti. In Cina addirittura si arriva a questo caso, a questo fenomeno del social power. Vabbè, sappiamo che in Cina siamo a livelli di cioè il credito sociale, no? Ogni cittadino è una specie di codice a barre che ha un valore in quanto cittadino perché ha fatto determinate cose o non fa determinate cose o non dice certe cose. Ecco, quando si parla di social power è interessante perché noi abbiamo, in Cina c'è quest'app, che WeChat, che non è soltanto un'app di comunicazione, ma un'app con la quale praticamente si gestisce la propria vita perché fai i pagamenti, fai le prenotazioni, cioè puoi dimostrare che c'hai la tua identità digitale, quindi puoi dimostrare che, non so, sei COVID-free per dire. Cioè sarebbe il loro Green Pass, piuttosto che tantissime altre cose, e quindi essere tagliati fuori essere buttati fuori da un'app di chat non è soltanto il problema che non posso più comunicare con gli altri, ma veramente la mia vita da cittadino viene particolarmente danneggiata. Bene, adesso leggevo appunto che ci sono alcuni cittadini a cui viene richiesto, a cui vengono spinti a fare lettere di scuse pubbliche dicendo che non faranno più o non diranno più certe cose pur di essere riammessi su questa piattaforma. Immaginate che livello di pressione stiamo arrivando. Quindi questo ci dimostra come i social media hanno un potere immenso. Perché non solo perché trasmettono questo flusso di informazione, ma perché oramai c'è una tale disintermediazione in cui i giornali e i giornalisti vengono bypassati da influencer, persone ed altro che diramano notizie, e siccome l'utente non è preparato a immaginare qual è la sua, quali sono effettivamente poi le famose gerarchie delle fonti, no? Che ci insegnavano da sempre, accettano tutto, cioè non hanno più la capacità di discernimento e quindi continuano a ascoltare le stesse informazioni rimanendo nella loro bolla, no? Le famose echo chamber. Quindi io continuo a sentire le notizie che non fanno altro che confermare le mie convinzioni e non vado mai a cercare altrove, anche perché l'algoritmo delle piattaforme mi veicola soltanto informazioni di questo tipo. Senta, la disinformazione sta indebolendo la democrazia, la sta in qualche modo fiaccando. Allora, c'è stato questo caso Twitter che sta gettando nello scompiglio anche molte democrazie, perché c'è stato questo caso della spunta blu, che sembra una cosa molto banale, ma che ha mischiato vero e falso, attendibile e inattendibile, creando parecchia confusione. Allora, paragonerebbe diciamo, il cambiamento di gestione di Twitter a un piccolo, diciamo, golpe? Ah,
Questa la domanda riporta un'altra domanda, che un altro interrogativo, dilemma, che è le piattaforme, i social media sono luoghi pubblici o sono, come dire, salotti privati? Perché questo, cioè, anche Facebook appartiene a qualcuno, anche le altre piattaforme sono di qualcuno, solo Mastodon è diversa, ma perché Mastodon nasce adesso e quindi nasce con un intento un po' più, come dire, meno accentratore, ecco, ma non so se un domani crescendo poi non si ricada nello stesso errore. Adesso è Musk che ha le mani su Twitter, chiaramente, però anche prima le altre piattaforme appartengono a qualcuno, appartengono a una società privata e dovrebbero essere, è giusto questo? Questo è il dilemma che dovremmo porci, cioè se questi social media devono essere delle piazze pubbliche dove, oppure se possiamo immaginare che continuino a essere in mano a una società o a un governo, come avviene con Tencent per esempio in Cina. L'ondata di licenziamenti che sta diciamo investendo alcune piattaforme trasformeranno in peggio questi, diciamo, questi social network, trasformandoli in autentici ring? C'è questo timore che non riguarda soltanto Twitter ma anche Facebook? Diciamo, una delle prime cose cambierà la vita di queste 11.000 e passa persone e tutte le altre che saranno licenziate, che effettivamente, come dire, sarà un vantaggio per le start-up, che forse troveranno appunto finalmente delle risorse sul mercato. Quello che diventerà non ho la sfera di cristallo e penso che pochi riescano a immaginare. Quello che ci si potrebbe chiedere è se invece di averla acquistata, se Twitter invece di essere stata acquistata da Elon Musk fosse stata acquistata da Peter Thiel, che è considerato molto più radicale, diciamo, che è quest'altro super billionaire americano che ha fatto la sua fortuna appunto con PayPal. Anche Musk l'ha fatta del resto, e che è considerato uno grande sostenitore di Trump. E che cosa sarebbe diventato? Che cosa diventerebbe Twitter? Non lo sappiamo. Non abbiamo adesso, sappiamo che anche Musk ha fatto anche un po' di dietrofront, ha rimandato delle mail a tutti quelli che aveva licenziato in tronco, o almeno alla gran parte di questi, cercando di traccheggiare, insomma, magari tornando un po' indietro. Credo che anche lui non abbia molto chiaro in mente come voglia andare avanti, se non di fare appunto di permettere a tutti di esprimersi anche a costo, come ha detto lei, che diventi un ring. Non sappiamo, magari fra 3 anni i social media non esistono più, magari saremo tutti a conversare nel metaverso, sempre che poi questo esista, non sappiamo. Anche quando nacque Twitter, mi ricordo ancora, c'era molta diffidenza, scetticismo, 140 caratteri, che cosa puoi dire in 140 caratteri? Poi si è evoluto chiaramente, e anzi ha anche scalzato in qualche modo Facebook per la conversazione, diciamo, globale. Non abbiamo la più pallida idea, effettivamente siamo in mezzo a una trasformazione forte. Prima di chiudere, di farle un'altra domanda, le volevo chiedere questa: che potere ha oggi il nostro, per esempio, il nostro governo per impedire di subire scelte che non sono sue e che ricadano sulla disinformazione dei cittadini, facendo, diciamo, pilotando i gusti e le aspettative dell'opinione pubblica? Allora, che ruolo devono avere i governi nel normare questa realtà digitale, questo potere dell'algoritmo?
Allora, io non credo nel soluzionismo tecnologico, non sarà una tecnologia a salvarci dalla disinformazione, sarà solo l'acculturazione, chiamiamo l'alfabetizzazione delle persone, è un cambiamento culturale che deve avvenire, quindi non avviene generalmente nell'arco di poco tempo, ci vuole molti più anni su questo, quindi dubito che ci possa essere veramente una bacchetta magica, una soluzione tecnologica, uno strumento digitale che possa in qualche modo arginare questa disinformazione. Se io voglio credere a queste fonti, continuerò a credere, un po' come la storia che la maggioranza degli italiani crede in maghi piuttosto che in pattucchiere e cose del genere. Come si può cambiare questa cosa? Come mettere più scientismo? Boh, come dire, educando le persone? È Certo. difficile, non c'è un. Se va a chiedere anche delle persone che si occupano, dei ricercatori che si occupano di disinformazione e operazioni di fake news, eccetera, si renderà conto che si lavora sempre, come dire, in ritardo, un gioco di rincorsa, no? E quindi l'unico modo è educare l'utente. Certo. Un'ultima considerazione. Dopo la prima edizione, che tipo di risposta e riflessione si è sviluppata? E le volevo chiedere se pensa che questa seconda edizione vi darà delle nuove soddisfazioni, ammesso che l'abbiate avute dopo la prima. Beh, sicuramente diciamo, speriamo di porre i germi di una maggiore consapevolezza, al di là sempre aprire sempre di più a una platea più ampia, stillare il dubbio se sia giusto il modo in cui viene gestito questo flusso di comunicazione, il famoso. Si era passato dal capitalismo della sorveglianza si arriverà allo stato della sorveglianza, no? Con i cittadini sempre più codice a barre. Ognuna di queste edizioni si è accompagnata con una call for people internazionale. In quest'ultima edizione abbiamo selezionato sei papers che concorrono a un premio. Perché saranno votati durante le 2 giornate, la giornata e mezzo del forum, dal pubblico che potrà votare online mettendo appunto delle stelline ai paper che ritengono più interessanti, più addentro la questione. Quindi sicuramente la prima edizione ci ha aperto le porte a tantissimi istituti di ricerca, università, perché con questa edizione siamo arrivati a 16 knowledge partner, dal Sud America al Nord America, all'Asia, e i knowledge partner sono le nostre casse di risonanza, no? È un forum che si è evoluto con un'idea sempre più global. Parliamo di un tema generale, però lo affrontiamo da una prospettiva, non so, della California, del Brasile, del Bangladesh, dell'India e di Taiwan, eccetera. Quindi questo è sicuramente un obiettivo raggiunto. E per il resto speriamo che forse alla quinta edizione di IPDAD gli utenti, i famosi cittadini digitali, si siano resi conto di che cosa significhi mettere in pratica uno spirito critico, che è una cosa che non si impara, voglio dire, semplicemente smanettando sulle app o essendo particolarmente dei geek. È una cultura da cittadino, quindi è qualcosa che abbiamo sempre avuto e adesso forse abbiamo un po' di meno.
Bene, senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio Patrizia Feletig, presidente dei Copernicani, con la quale abbiamo parlato dell'appuntamento che si terrà a Roma, diciamo fisicamente, e poi anche nella rete il 17 e il 18 novembre. Si tratta della seconda edizione dell'International Forum for Digital and Democracy, promosso da Reimagine Europe e Fondazione Luigi Einaudi, che lo ricordiamo, ha anche il patrocinio della Commissione europea e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione. La ringrazio molto. Grazie a voi.